Onorevole Paolo Grimoldi, innanzitutto spieghiamo al pubblico l'iniziativa che ha organizzato come Movimento dei Giovani Padani a sostegno degli alluvionati del Veneto. L'iniziativa è su due fronti, il primo quello della raccolta fondi attraverso un conto corrente per raccogliere tutte le sovvenzioni di carattere economico di chi vuol dare un contributo piccolo, grande, piccolissimo che sia per gli alluvionati veneti. Il secondo binario di supporto è quello di organizzare delle squadre piccole in accordo con il governatore Zaia e con le autorità competenti, in primis Protezione Civile, per andare in loco a lavorare, a spalare il fango, a supportare le operazioni per il ripristino della normalità. Il popolo del Veneto ha anche detto e ha minacciato che se il governo non aiuterà in questo momento una popolazione sofferente come appunto quella veneta, potrebbe decidere di fare lo sciopero fiscale. Un commento a questa ipotetica iniziativa che potrebbe essere presa? Ma i veneti chiedono semplicemente di poter reinvestire sul loro territorio in un momento di estrema difficoltà le risorse che da anni producono, che da anni mandano a Roma e che non vedono più tornare. Quindi io non posso che accodarmi alle dichiarazioni di tutti gli esponenti della Lega Nord e Liga Veneta affinché le risorse dei veneti guardino primariamente all'interesse del Veneto, soprattutto in questo momento, da un lato di crisi economica e dall'altro di disastro causato dall'alluvione.